Il Vittoriano è diventato uno dei simboli di Roma, si erge imponente in uno dei luoghi più importanti della capitale. È addossato al Campidoglio e a contatto con i fori imperiali, insomma si infila come un cuneo nella geografia delle epoche passate. Alla morte di Vittorio Emanuele II venne promulgata una legge, tra l'altro molto attesa, per la costruzione di un grande monumento che celebrasse il re, considerato un padre della patria, e soprattutto l'intera stagione del Risorgimento. E vinse il concorso un architetto marchigiano, si chiamava Giuseppe Sacconi. Il suo progetto lo vedete qui realizzato. Oltre le pesanti cancellate lunghe 40 metri e pesanti 10 tonnellate, si erge l'immenso monumento. Si ispira al classicismo, all'acropoli di Atene e al famoso altare di Zeus a Pergamo. Quello che impressiona di più ancora oggi, a più di 100 anni di distanza dall'inizio dei lavori, è il colore, ancora bianchissimo. Non è travertino, ma è un tipo di pietra che viene dal Bresciano e che ha un nome particolare. È il botticino mattina di Rezzato. Proprio questo colore e la forma del monumento hanno suscitato tra i romani i nomignoli più diversi e irriverenti, come la torta, il biancone o la macchina da scrivere. Questo monumento però creava fin dall'inizio un grosso problema. Bisognava infatti ridisegnare completamente la piazza e sventrare tanti edifici. E così fu fatto. Venne tirata giù la torre di Paolo III, un cavalcavia e anche tre chiostri di un convento, quello dell'Araceli qui vicino. Ma soprattutto venne abbattuto un intero quartiere medievale che sorgeva proprio sulle pendici del colle. Il Vittoriano, così vicino ai fori imperiali, in realtà è stato concepito proprio come un foro aperto ai cittadini, una specie di piazza sopraelevata nel cuore della Roma imperiale. E quindi il percorso si articola in una serie di piazze, di terrazzamenti, di scalinate che si concludono poi con questo imponente colonnato. Salendo i 243 gradini dell'immensa scalinata, larga più di 40 metri, ai lati si vedono sei gruppi di statue, alcune sono in bronzo dorato. Rappresentano i valori civili del popolo italiano, la forza, la concordia, il sacrificio, il diritto, il pensiero, l'azione. Oggi il cuore di questo grande monumento è l'altare della patria. È un'opera successiva e custodisce i resti del milite ignoto, cioè un soldato di cui non si conosce l'identità, morto nella Prima Guerra Mondiale. Simboleggia il coraggio e l'eroismo dei combattenti. È uno dei luoghi più sacri della nostra nazione, ma anche della nostra storia. Sopra si trova un'enorme statua, è quella della Dea Roma, a celebrazione di Roma, capitale d'Italia. E ai suoi lati ci sono due cortei, quello dell'amore e quello del lavoro. In alto troneggia immensa la statua equestre di Vittorio Emanuele II. Non si ha un'idea delle sue dimensioni fino a quando non si è davvero vicini o sotto, come in questo caso. Pensate che questa statua è lunga 10 metri ed è alta 12 metri, solamente gli zoccoli sono larghi mezzo metro. Tutta questa statua è stata realizzata con la fusione di ben 50 tonnellate di bronzo. Il cavallo è talmente grande che prima di chiudere la sua pancia è stato messo un tavolo e delle sedie e si è organizzato un pranzo per 21 persone. Questo colonnato che si innalza imponente è forse l'elemento più riconoscibile di tutto il Vittoriano. Pensate che ognuna di queste colonne si innalza per 15 metri. Cioè quasi quanto un edificio di 5 piani. E alla cima di ognuno di esse c'è una statua che rappresenta una città, una regione d'Italia. E da quassù, da questa foresta di colonne colossali, si apre un panorama di Roma unico nel suo genere. Ma non è finita, si può andare ancora più in alto e arrivare proprio sulla sommità
del monumento grazie a questa scala a chiocciola, sommità sulla quale si trovano le famose enormi, gigantesche quadrighe che simboleggiano la libertà e l'unità, due principi fondamentali del Risorgimento. Pensate che l'intero monumento raggiungerebbe i 63 metri di altezza, ma grazie a queste quadrighe arriva a 81 metri dal suolo, dalla piazza, Piazza Venezia. Pensate che per completare tutta questa enorme opera ci è voluto praticamente mezzo secolo, cioè da quando venne posata la prima pietra nel 1885 fino al 1935, quando vennero ultimati, completati i lavori. E oggi si innalza proprio qui, nel cuore della capitale, a ricordo certo di un re, ma più in generale dell'epoca e degli uomini che hanno portato alla nascita della nostra nazione.